colgo con una profonda emozione in Pino San Pietro, perché quando lui si è proposto come garante in una certa fase, garante istituzionale, non era facile reperire persone disponibili e lui l'ha fatto. Credo che oggi sia più facile parlare in positivo, ma 3 o 4 mesi fa, 5 mesi fa era tutto molto più difficile. Credo che anche le istituzioni, comune e provincia, Cosimo non c'è, ma bisogna parlare di tutti, insieme ai tifosi abbiamo lavorato perché si potesse superare la fase critica. Oggi siamo qui a iniziare la nuova annata e credo che abbiamo guadagnato in velocità. Prima avevamo i pullman, oggi abbiamo il gas, quindi sarà una squadra a tutto gas che girerà per lo stivale. E devo dare anche merito a Dino Preziosi, perché fare un passo indietro non significa estraniarsi, significa favorire l'ingresso di altre energie economiche, di altri interessi, di altre garanzie e avere anche una certezza di continuità. Siamo una squadra, scusate che dico questo siamo perché io non sono un esperto di basket, i miei figli vedono solo basket a casa, hanno messo da parte anche il calcio per certi aspetti. Però la passione travolge anche chi non è esperto, per cui mi permetto di dire che siamo una squadra che dovrà ragionare a misura delle proprie possibilità. Lo dico ai tifosi, di essere pazienti, di essere vicino se dovessimo avere qualche battuta di arresto, perché il tempo gioca a favore. Abbiamo dirigenti esperti e soprattutto abbiamo visto anche giocatori che al di là del loro impegno professionale hanno capito che cosa significasse per Avellino e per l'Irpinia la maglia bianco-verde della Scandone, dallo stesso Vitucci in poi. Thomas, con quella bandiera che girava sul parquet, aveva dato un po' il segnale della riscossa. Quindi continuiamo sulla falsa riga di quest'ultimo scorcio di campionato, non ci adagiamo e cerchiamo di mettere quella grinta che un tempo mettevamo sui campi di calcio e che oggi dobbiamo mettere sul parquet. Perché l'Avellino, pur avendo mezzi economici più contenuti, possa essere in grado di potersi far valere, come ha sempre fatto. Oggi mi pare che sarà il decennale questo che iniziamo, no? Il 10° anno di attività. Dodicesimo. Beh, benissimo, siamo ancora al di là delle cose. Io ricordo ancora la prima partita in A dell'Avellino a Reggio Calabria, perché mio figlio la mattina presto mi svegliò e dice: senti, ci vediamo domani mattina, perché vado a Reggio Calabria con il pullman dei tifosi. Mio figlio all'epoca aveva 13-14 anni, quindi pensate un po' la passione come è stata travolgente. Tante generazioni sono venute su con il basket, questo è il segnale positivo per cui la Scandone deve mantenersi a certi livelli. Tante generazioni di ragazzi che oggi sono anche professionisti e che portano i propri figli a vedere il basket. Questo è il segnale sano dello sport e questo è il segnale che la Scandone deve portare avanti. Ringrazio l'ingegnere De Cesare che ha voluto, come dire, dare la testimonianza di una partecipazione alla Scandone attraverso un impegno economico. Lui che da anni vive una realtà diversa imprenditoriale nella nostra provincia, tra l'altro mi pare che sia sponsor anche della squadra di pallavolo, quindi diciamo è un marchio da Serie A nel basket e nella pallavolo. E poi fatemi ringraziare, lo faccio oggi per allora, le tante figure che non hanno detto di no all'appello. Qualcuna è qui seduta, altre non ci sono, c'è Anna Maria Malzoni, c'è qualche altra figura, non vorrei fare un elenco perché potrei dimenticare le persone, ma a loro va il ringraziamento personale mio e di Cosimo, ma soprattutto va il ringraziamento di un'intera provincia, perché senza quell'aiuto oggi non saremmo qui a poter ragionare in positivo. Grazie ancora.